Grazie per tutti di essere venuti in questo caldo tropicale. Vi parlerò appunto del lavoro che stavo svolgendo quando lavoravo alla Johns Hopkins University e che continuerò a svolgere qui, ora che sono qui a CNR, e che riguarda appunto delle acque dense che si ritrovano sulla piattaforma continentale della Groenlandia orientale e che sembrano cadere sulla scarpata. Questo lavoro è in collaborazione con Tom Haney della Johns Hopkins University e Bob Picard, che del programma combattuto tra le MIT e l'Istituto Geomografico di Windsor. Quindi passo alla slide 2. E la slide 2 fa vedere il classico schema della circolazione isomale. È uno schema appunto di Ramstorff nel 2002 e mi dicono essere uno dei meno sbagliati. L'idea dietro questo schema è la solita: vedere l'oceano come un nastro trasportatore di calore. Ci sono acque superficiali che vengono trasportate ad alte latitudini, lì si raffreddano, diventano talmente tanto dense da sprofondare, raggiungere il fondo marino e quindi iniziare il loro percorso verso l'equatore in profondità. Questo movimento richiama acque superficiali, che sono acque superficiali più calde, che si muovono dall'equatore verso i poli. Ora, il flusso di calore chiaramente associato a questa circolazione è quello che controlla il clima, e quindi studiare i cambiamenti di questa circolazione è importante per poi andare a studiare anche i cambiamenti, quelli che possono essere i cambiamenti climatici. Ora, ci sono dei punti importanti da un punto di vista oceanografico che questo schema sembra mostrare. La prima cosa è che questo processo che noi chiamiamo di convezione, quindi di trasformazione di acque che a quel punto diventano così dense da sprofondare, non è un processo comune in tutto l'oceano. È un processo che avviene in alcuni punti ben stabiliti e in particolare nell'oceano, diciamo, nell'emisfero australe, ci sono i due punti famosi del mare di Ross e del mare di Weddell, dove poi scordatevi dell'emisfero australe, e nel nord Atlantico ci sono un po' l'area delimitata da quelli che sono il mar di Groenlandia, il mar di Islanda e il mar di Norvegia, che vengono insieme detti Jean Seas, e il mare di Labrador, che è quest'altro punto qua. Se noi iniziamo a parlare di tassi, quindi di quanta acqua nell'unità di tempo si viene a formare, quindi a sprofondare, diciamo che una stima di quella che è l'acqua atlantica rilevante per gli oceanografi, che viene appunto chiamata North Atlantic Deep Water, NADW, si parla di circa 15 Sverdrup, dove per i meno oceanografi uno Sverdrup è tanta acqua perché è 1 milione di metri cubi al secondo. Questo schemino qui vede appunto un oceano idealizzato, dove c'è la North Atlantic Deep Water, l'acqua densa che si forma nel Nord Atlantico, che è leggermente meno densa di quella che si forma in Antartide, e quindi quella Antartica, la Antarctic Bottom Waters, viene in alcune aree in quella che è la Nord Atlantica, quella formata in Nord Atlantico. Ora, la cosa importante... Sì, oh Gesù. Lo Sverdrup è più un flusso, no? E quindi, però per quanto tempo... Sì, questa è una bella domanda. In realtà io penso che in questi luoghi l'idea è che sia un flusso abbastanza continuo. Sì, sì. Infatti poi ne parliamo per quello che riguarda un flusso, la quantità d'acqua nell'unità di tempo. Sì, ma sono una stagione questo flusso. No, l'acqua è così densa in quella zona che forse ci può essere una stagionalità, però continua a sprofondare. È tantissimo. Ora, il problema è che noi siamo interessati alla nord. Sverdrup è nell'unità di tempo. Tanta massa d'acqua nell'unità di tempo, e quindi c'è già il tempo associato. Meno male che non ho messo sta slide, la volevo togliere. No, perché ci vorrebbe una domanda, se no non finiamo più. Allora, passiamo da questo schema idealizzato. Noi siamo interessati quindi al tasso
di formazione della North Atlantic Deep Water. Questo è quello che, di cui gli oceanografi interessano, no? Però per arrivare alla North Atlantic Deep Water ci sono tanti processi, alcuni dei quali noi non li conosciamo assolutamente. Quello che conosciamo è un pochettino riassunto in questo schema, e siamo alla slide numero 3. In questo caso noi abbiamo una situazione simile al modello idealizzato di prima. Abbiamo sempre acqua superficiale che diventa così densa da sprofondare, in questo caso si parla di ventilazione, perché appunto è in contatto con la superficie, quindi è ventilata, c'è un massimo di ossigeno. Abbiamo sempre un flusso compensante di acqua più calda, quindi in questo caso rossa, che si muove dalle latitudini più basse verso l'Artico. Però in questo caso abbiamo una struttura topografica. Una struttura topografica che sta a idealizzare la barriera che le acque trovano in realtà nel Nord Atlantico e che viene formata dalla presenza della Groenlandia fino alla Scozia e include la presenza dell'Islanda, la presenza di altre strutture, di dorsali, che poi sfociano anche in piccole isole, tipo le isole Faroe, le Shetland, eccetera. Ora, la presenza di una struttura topografica, che in questo caso è idealizzata, quindi si parla di una dorsale, no? Della Groenlandia e scozzese, no? Fa sì che ci siano nuovi processi, perché l'acqua, innanzitutto c'è una separazione di bacini, dall'altro abbiamo un bacino di raccolta delle acque dense, dall'altro c'è il bacino che contiene le acque circostanti, quelle calde, le atlantiche, e quindi cosa succede? Che l'acqua continua a formarsi, l'acqua densa, riempie il bacino, e nel momento in cui raggiunge la soglia comincia a tracimare. Quindi si viene a creare una corrente di overflow, una corrente di tracimazione, d'ora in poi la chiamerò overflow current, che scende giù e che noi dobbiamo immaginare come una struttura estremamente turbolenta, una specie di valanga che ha una testa, che quindi ingloba, incomincia a inglobare l'acqua circostante. Quindi dall'acqua blu incominciamo a inglobare dell'acqua più rossa e si viene a formare un'acqua un pochettino più leggera, un pochettino in questo caso più calda, che è appunto l'acqua viola. La cosa importante da dire è che c'è un processo cosiddetto di entrainment, cioè un inglobamento, e c'è anche un aumento del volume. Quindi se si stima che siamo 6 Sverdrup, quelli che tracimano dalla soglia, per l'inglobamento, per l'entrainment, noi arriviamo in questo caso a raddoppiare questa cifra, arriviamo a 12 Sverdrup. Nel caso del Nord Atlantico poi la situazione è ancora più complessa, perché poi a valle c'è un altro sito di convezione, cioè c'è il Labrador Sea. E quindi tutti i processi che vengono a influenzare l'acqua densa nel mare di Labrador influenzeranno la formazione di North Atlantic Deepwater, e quindi dai cosiddetti 12 Sverdrup si passa a quelli che sono in questo grafico i 16-18 Sverdrup del North Atlantic Deepwater. E vedete già che abbiamo cambiato valore, prima si parlava di 15, adesso ne parliamo di 16-18, quindi già su questi valori fa capire che c'è un grosso grado di incertezza. Un grafico del genere, che è un grafico abbastanza idealizzato, chiaramente ha dei difetti. Il primo difetto è che nasconde l'idea turbolenta di questo flusso, secondo me. Cioè sembra tutto bello statico, in realtà no, dovete immaginare un flusso turbolento. L'altro è che la Terra è sotto effetto della rotazione. Quindi non le acque che entrano, il flusso compensante, in realtà entrano soprattutto sul lato destro in superficie, come per esempio vi fa vedere questo schema qui, quindi dalla parte delle isole scozzese, se vogliamo, e dall'altra parte possono acque polari, quindi più meno saline e più fredde, possono in realtà anche passare per lo stretto di Danimarca, in questo caso anche in superficie. Quali sono le parole? Le Faroe sono queste qui, sì. Cioè, anche loro il flusso continuo con lo sprofondamento. Oppure diciamo che l'overflow di solito è controllato idraulicamente, quindi dovrebbe essere continuo e dovrebbe anche di solito tenere un certo trasporto costante, anche se questo processo aumenta e diminuisce. Però questo paper è stato chiamato Rain the Day After Tomorrow, è un paper in Science, e
prendeva in considerazione il discorso di Hollywood, eccetera. Ok, parlavamo di 6 Sverdrup qui, quindi se noi andiamo a vedere dove questi 6 Sverdrup di trascimazione derivano, e quindi guardiamo un paper dell'Università di Miami, del gruppo dell'Università di Miami, ci ha detto nel 2009, hanno riassunto un po' tutte le informazioni, le misure, e hanno fatto vedere in poche parole che si stima più o meno 3 Sverdrup passano di overflow, tracimano tra il punto stella che c'è tra la Groenlandia e l'Islanda. Uno Sverdrup passa tra l'Islanda e le isole Faroe, e poi ci sono altri 2 Sverdrup che caratterizzano l'overflow delle Faroe, del Faroe Bank Channel, FBC, quindi tra le isole Faroe e la Scozia. Questi sono punti strategici perché, essendoli delimitati, localizzati, tra virgolette è facile misurarli. Non è per niente facile perché immaginate ghiaccio, condizioni invernali avverse. Però diciamo che di questo si sa perlomeno qualcosa. Se guardate il resto dello schema ci sono un sacco di punti interrogativi. Noi non sappiamo poi quest'acqua esattamente cosa va a fare e dove va a finire. Si immagina che per entrainment questi 3 Sverdrup arrivino a 5.2 subito dopo lo stretto di Danimarca, si uniscano ad altra acqua che va attorno alla dorsale oceanica in questa forma V e arrivino poi sulla punta della Groenlandia a Cape Farewell intorno ai 13 Sverdrup, che è il famosissimo valore di Clark. Quindi prima di arrivare nel Labrador Sea, diciamo che 13 Sverdrup sono quelli tra virgolette. Ora, se noi restringiamo ancora tutto questo pippone per restringere ancora di più l'area e finalmente passare alla zona di studio, che in questo caso è il mare di Irminger, quindi siamo alla 5 come slide. Allora, questo mare di Irminger presenta diverse masse d'acqua e in questo grafico qui noi abbiamo in rosso le masse d'acqua atlantiche. Allora, per localizzare, siamo qui allo stretto di Danimarca, quindi siamo a sud dello stretto di Danimarca, a est abbiamo la Groenlandia, a ovest abbiamo quel pezzo di dorsale oceanica medio atlantica che viene chiamata Reykjanes Ridge, dorsale di Reykjanes. Quindi le acque atlantiche, che sono più saline e più calde e che scorrono in superficie dentro la cosiddetta corrente di Irminger, fanno questo strano giro, quindi lambiscono i margini della dorsale oceanica in questa forma V, poi sotto a sud dello stretto di Danimarca si biforcano. Una parte, una branca della corrente di Irminger non fa altro che continuare nel suo moto, diciamo, anti-orario, quindi noi chiamiamo ciclonico, a seguire i margini del mare di Irminger. L'altra invece continua nel suo viaggio verso nord, entra nello stretto di Danimarca in superficie e va a formare la branca islandese. Infatti questa si chiama Icelandic Irminger Current ed è molto importante perché controlla il clima dell'Islanda settentrionale. Ora, le acque invece polari, che sono più fredde e meno saline, scorrono da una parte in profondità, e in questo caso è questa corrente che in questo caso qui è denotata in grigio, e questo grigio tiene in considerazione sia della corrente di overflow e sia di quello che è il processo di entrainment, di inglobamento, dovuto a, appunto, allo scorrere di questa corrente per le pareti del bacino del mare di Irminger, e quindi viene chiamata Deep Western Boundary. Dall'altra parte, in superficie, abbiamo la cosiddetta corrente della Groenlandia orientale, East Greenland Current, che scorre rimanendo in superficie sempre sullo stretto di Danimarca e alla fine va a scorrere parallela alla corrente di Irminger. Quindi si viene a creare un fortissimo fronte perché ci sono questa corrente calda e la corrente fredda che scorrono esattamente nella stessa posizione. La posizione non è altro che lo shelf break, quindi il punto di rottura tra la piattaforma continentale e la scarpata della Groenlandia orientale. Come mai scorre proprio in superficie? Perché come mai scorre in superficie? Perché la mia idea è che sia parte dell'overflow e che ci sia un effetto di rotazione terrestre. Cioè, quell'immagine che abbiamo all'inizio è un pochettino falsata perché
noi dobbiamo immaginare un sistema in cui c'è la rotazione terrestre, quindi se vogliamo tutto viene un pochettino spostato verso destra, e poiché ci sono acque che sono dense da quella parte, continua ad arrivare anche in superficie. Comunque c'è una piccola stratificazione, cioè la corrente orientale è chiaramente meno densa della corrente dell'overflow sotto, però sicuramente questa è più densa dell'acqua atlantica e salina. È complicato quello schema lì, cerca di semplificare le cose, ma secondo me anche può confondere. In questo disegno quella rossa è più fredda, è quella dell'overflow? No. No, quella rossa è più calda, che viene dall'equatore. Quella blu è più fredda e queste sono soltanto superficiali. L'unica corrente anche quella rossa è di superficie? Sì, anche quella rossa è di superficie. La East Greenland Current? Sì, ha una salinità inferiore perché comunque è acqua polare, quindi ci sono gli scioglimenti dei ghiacci, però ha una temperatura così alta che fa sì che la sua densità alla fine sia maggiore di quella atlantica. Poi qui c'è anche la East Greenland Coastal Current, che è stata scoperta recentemente, ma questo è irrilevante. Quello che è importante dire è che, rispondendo un pochettino anche a quanto chiedeva Annalisa all'inizio, il mare di Irminger è stato si è osservato che il mare di Irminger occasionalmente è un sito in cui si ha formazione di acqua densa, però soltanto in maniera occasionale. Questo soprattutto quando ci sono delle tempeste assurde in queste zone dove i venti sono così forti e così freddi da raffreddare localmente in questa zona la massa d'acqua e far sì che sprofondi. Quindi di per sé il mare di Irminger è interessante per quello. E questo è stato studiato da Bob Picard in un paper in Nature nel 2003. Da un altro punto di vista capite bene che è una zona interessante perché confluiscono così tante masse d'acqua di così origine, di origine completamente così diversa, che tutti i processi che controllano il mescolamento tra queste masse d'acqua poi vanno a influenzare quello che avviene nel mare di Labrador, e quindi alla fine, no, quello che ci interessa o che interessa agli oceanografi a larga scala, che sono appunto che la North Atlantic Deep Water. Ora, in questo schema, nel 2001, facendo appunto un transetto in questa zona qui, della zona magenta, Bob Picard e gli oceanografi di Woods Hole hanno scoperto una nuova struttura oceanografica, per complicare ancora di più il sistema, che loro hanno chiamato East Greenland Spilljet. Perché? Allora, passo alla 6. Perché guardando, quindi questa è una sezione, no? Di quel transetto, e nella figura a sinistra i colori sono la velocità e le linee sono le isopicne, quindi le linee di isodensità. Quello che vedevano, la velocità è positiva viaggiando verso l'equatore, quindi in questo caso beam west, no? Quindi quello che vedevano è che schiacciata contro la topografia, la parte superiore della scarpata continentale della Groenlandia, vedevano una nuova struttura che raggiungeva velocità veramente pazzesche, si parla di 65 cm al secondo, che contava per un trasporto di circa 2 Sverdrup, quindi un valore non trascurabile rispetto a quelli di cui parlavamo in precedenza, e che era completamente distinto dal nucleo di velocità della corrente di Irminger, che in questo caso è qui, e anche da quella che è la corrente di overflow, che in questo caso, visto che è sui 1800, non si vede, però è, diciamo, più o meno a questa altezza. Questa struttura, questo jet, quindi da qui il nome jet perché ha questa velocità molto elevata, non era mai stato osservato perché ha un'ampiezza di circa 10 km. Quindi il raggio di Rossby in questo caso è sui 15-20 km, quindi per i più oceanografi noi questa è una struttura di sotto mesoscala e tutte le dinamiche sono completamente agiostrofiche. Il raggio di Rossby è intorno ai 2. Cosa succede? Che quello che si chiedevano è: ma a che cosa è dovuta questa struttura?
E guardando a questo punto l'idrografia, quindi la figura sulla destra, in questo caso loro vedevano che, quindi questo è il colore, adesso è la temperatura, in realtà è la temperatura potenziale, la temperatura, e vedevano che a contatto con la piattaforma continentale, sul fondo della piattaforma continentale c'erano acque molto dense, molto fredde, che erano molto vicine allo shelf break. Quindi la loro idea è che quest'acqua proprio cascasse dalla shelf break e quindi, per un meccanismo ignoto, desse origine, accelerasse in direzione equatoriale e desse origine al jet. Quindi questa è la parte del jet, questa è la parte dello spill, e da lì spill jet, East Greenland spill jet. Ora, questa idea veniva, l'ipotesi veniva anche verificata dal fatto che le isopiccole in quest'area si vedevano essere estremamente verticali e fortemente inclinate, come potete vedere in questa figura. Ora, il punto è che questa era nel 2001, il paper è stato scritto nel 2005. Il problema è che questa è soltanto una fotografia, gli oceanografi a quel punto si facevano domande, siamo alla 6, tipo, ma questa è sempre lì? È una struttura che è sempre lì? E quanto è valida? Quanto è variabile? I due Sverdrup come stima? È una misura, una stima affidabile? E poi è sempre distinta da quello che è l'overflow in basso e l'Irminger Current in alto? Quindi tipiche domande, se vogliamo, da oceanografi, nel senso observationalist, no? Quelli che vanno in mare a osservare. Però queste sono domande in una zona in cui purtroppo c'è ghiaccio, si può andare soltanto d'estate, ci vuole alta risoluzione spaziale e temporale. Allora noi abbiamo fatto girare un modello, il modello in questione è l'MIT GCM, quindi modello sviluppato all'MIT. Ci sono tante cose che potrei dire sul modello, ma le salterò. Quello che vi voglio far vedere è soltanto il dominio di calcolo, che è qui. Ci sono tre bordi aperti, e le condizioni ai bordi vengono prese da un modello a più bassa risoluzione, in questo caso HICOM, e nella zona in esame, che include sia lo stretto di Danimarca che la sezione che d'ora in poi chiamerò la sezione Spilljet, quindi quella magenta, noi arriviamo ai 2 km di risoluzione. E per quanto ne sappiamo, questa è la simulazione più ad alta risoluzione fatta girare finora. Ora, cosa abbiamo fatto? Una cosa al volo. Le condizioni ai bordi, hai detto, li prende un modello a più bassa risoluzione, sì, dinamico, cioè sì, calcoli dinamicamente, sì, e poi aumenti la risoluzione. Sì, le interpolo sulla interpolo. Ora, le equazioni, questa l'ho buttata lì soltanto per Simone, ma le equazioni che risolve sono semplicemente le equazioni del momento orizzontale, le equazioni del momento verticale, queste sono importanti, la continuità della massa, l'equazione di stato che lega la densità, la temperatura, la pressione e la salinità, e le due, conservazione della temperatura e la salinità. Questo è importante perché il modello MIT, GCM, ha un parametro, che è un parametro, questo epsilon non idrostatico, che permette al modello di girare anche in modalità non idrostatica. Cosa significa? Che quando epsilon è 0, e quindi gira in modalità idrostatica, questo termine viene via, si rimane con questa equazione, questa eguaglianza dell'equilibrio idrostatico, e questo significa in parole che tu stai trascurando le accelerazioni verticali. Quindi nella verticale tu trascuri quelle che sono le possibili movimenti nella verticale, ed è, diciamo, l'approssimazione utilizzata a quasi tutti i modelli oceanici. Ora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato subito di vedere se quello che ottenevamo non era altro che spazzatura o qualcosa che potevamo di realistico, e quindi siamo andati a vedere quello che era il più conosciuto, in questo caso lo stretto, no? L'overflow nello stretto di Danimarca. Scusa, quindi il tuo è non idrostatico? No, il mio è idrostatico, poi ho fatto girare anche poi ne parliamo. Adesso in 2 km sono idrostatico. Quindi stiamo osservando adesso, queste sono osservazioni prese lungo questa sezione rossa che taglia lo stretto di Danimarca. E quello che queste persone, in questo caso Case e Toll nel 2003, faceva vedere è che l'overflow non avviene in maniera continua, come diciamo quello che è l'acqua che trascina dal nostro rubinetto di casa e poi va a terra. In realtà avviene attraverso impulsi,
quindi piccoli blob che si staccano dalla corrente principale e viaggiano a contatto con il fondo. Queste sono osservazioni. Queste non si vede bene, però le linee bianche sono le linee di densità e vedete che qui c'è un 28, qui c'è un altro 28, quindi questo è un blob di acqua più densa che si è staccato da questa corrente e viene giù. Nel modello è ancora più chiaro. Le linee nere sono appunto le stesse linee di densità, il colore è la temperatura, e vedete chiaramente questo è un primo blob e questo è un secondo blob. Quindi non è un processo continuo, è un processo turbolento, un processo che stacca questa roba, poi c'è la rotazione terrestre, e si muove e continua a camminare verso il fondo. Questo processo è stato visto anche in questo caso Bruce nel 95, in quelle che sono sezioni che tagliano, no, perpendicolarmente lo stretto di Danimarca. Quando il blob occupa l'intera sezione, l'overflow è più cicciotto, come potete vedere qua, e a quel punto nel trasporto registrato noi osserviamo un massimo. Quando l'overflow, quando il blob non occupa la sezione, il trasporto è poco e sottile, a quel punto noi registriamo un minimo. Quindi l'overflow ottiene delle oscillazioni, e le oscillazioni però, la media delle oscillazioni è intorno ai transverbal, come diciamo prima. Ma non sono stagionali? No, avvengono con una periodicità di 2-3 giorni, sono veramente altissima frequenza. Ma nell'arco di un anno, nell'arco degli anni, l'overflow, soprattutto dello stretto di Danimarca, non si è mai visto cambiare. Siamo a trasverso. E anche quello delle Faroe Bank Channel. Le persone che studiano tra la Scozia e le isole Faroe dicono che i due Sverdrup sono abbastanza costanti. Però all'interno dei giorni, della settimana, varia, e queste sono la variabilità. Cosa che vediamo anche nel nostro modello. Blob che interessa la sezione, blob che non interessa la sezione, sempre la stessa sezione. A quel punto noi abbiamo la linea di trasporto e nel nostro modello anche noi otteniamo i 2.9 Sverdrup. Deve essere così, se no stai facendo qualcosa di sbagliato. Questo è un flusso che è controllato idraulicamente. Chiaramente la cosa bella di fare i modelli, loro a casa non lo vedono, è appunto fare animazioni. Questa è la superficie salina, la salinità in superficie, che fa vedere veramente tante cose. Ci sono, per esempio, delle strutture che vengono per topografia, che portano acqua più calda a contatto con i ghiacciai, che potrebbero per esempio interessare Stefano, e interessano tanto il lavoro di Fiamma Strano in questa zona. C'è per esempio la corrente islanda del Nirminger Current, la parte islandese, che finisce nel nord dell'Islanda e sembra morire. E però vi faccio vedere come tutto è molto turbolento, e quelle freccettine fantastiche nel mondo degli observationalist, no, di un pochettino di tempo fa, dovrebbero sparire. In realtà il flusso è turbolento ed è poco poco continuo. La cosa poi che questa figura fa vedere molto è che subito a sud dello stretto di Danimarca si vengono a creare dei cicloncini tipo questo che appena l'overflow, questa è superficie, quindi l'overflow è giù. L'overflow sta, beh, qui è lo stretto di Danimarca, non si vede bene, però è qui. Questo è lo stretto di Danimarca, qui c'è la sella. Quindi l'overflow fa così e poi viene giù di qua. In realtà l'overflow è dove ci sono i cicloncini, e adesso ti spiego perché. Quindi qui siamo in superficie, no? Quindi questa, come vedete, il fronte di cui vi parlavo, questa non è altro che la corrente della Groenlandia orientale, questa non è altro che la corrente dell'Irminger che si muove in maniera ciclonica, vanno a creare questo fronte tra acqua calda e in questo caso molto salina, e acqua fredda, in questo caso meno salina. Questa è salina, no? Ora, cosa hanno fatto vedere? Le persone hanno fatto vedere che questi eddies non sono altri, questi vorticiotti, questi cicloni, non sono altro che la manifestazione superficiale della presenza dei blob dell'overflow in profondità. Non è assolutamente una mia idea, è idea di osservatori, e lo stesso Bruce, che vedeva queste pulsazioni, appunto faceva vedere come questi blob alla fine non fanno altro che allungare la colonna d'acqua e quindi permettono di acquisire una vorticità relativa, in questo caso ciclonica. Che no, sono gli intermedi che in realtà si strecciano, quindi aumentano.
Esatto, diciamo che uno oceanografo classico direbbe che in realtà, poiché ci sono c'è il fronte, si vengono a creare quelle che sono le stabilità barocline, e queste stabilità barocline sono la causa reale della presenza di questi vortici. In realtà è anche parte di quel discorso, ma sembra non essere tutto, anzi diciamo che forse è una parte un pochettino marginale. La realtà è che se tu segui il vortice sotto, sopra, riesci a un'informazione di quello che è il vortice in profondità, cioè della blob che si è staccato dall'orefice in profondità. Questi sono vortici che vengono anche osservati da satellite, quindi questa è la temperatura superficiale da satellite, è esattamente nella stessa zona. Vi posso assicurare che soprattutto questa immagine qui, ho delle immagini da satellite che faccio vedere, che è uguale, c'è questo blob di qua, questa struttura a uncino, come la chiamiamo noi, è veramente molto simile a quelle che sono le immagini satellitari. Qui siamo intorno ai... già siamo sui 3 metri. Il fenomeno avviene... su tutta la profondità... Quindi il vortice fa... Sì, l'overflow dello stretto di Animarca è un overflow molto barotropico, cioè interessa tutta la colonna d'acqua. Se fai una sezione della colonna d'acqua, la velocità, tu vedi l'immagine dell'overflow su tutta la colonna d'acqua. È impressionante, sì. È molto diverso dagli altri overflow, tipo quello che Mare di Ross, l'overflow del Mediterraneo. Quindi questo è soltanto uno zoom che vi fa vedere la circolazione chiusa, e la cosa importante è quanto questi cicloni influenzino alla fine, no, la sezione di cui parlavamo prima, in questo caso lo spinge. Ed è lì che voglio arrivare. Infatti, nel momento in cui guardiamo quelli che sono i campi alla sezione, in questo caso la sezione in magenta, no? E siamo alla 16, scusate, quello che quindi sotto abbiamo i pannelli che fanno vedere la temperatura superficiale, dove l'acqua diciamo più fredda è in bianco e l'acqua più calda è in nero. Cosa fanno vedere? Fanno vedere che in questi 3 giorni non c'è nessun ciclone che sta sopra a quella che è la sezione, no? Il ciclone, per esempio, è qua il 7 di agosto, ma non è ancora nella zona della sezione dello Spinger. Nonostante ciò, se noi guardiamo a questo punto l'idrografia a questa sezione, quindi nei 3 giorni, vediamo che per esempio ad agosto 5 dell'acqua densa è molto vicina dal cadere, no? È qua, proprio vicinissima allo shelf break. E poi il giorno dopo vediamo che appunto è caduta, perché per esempio guardate questa linea qua, che è la 27.7, è questa, credetemi. Questa in questo caso è orientata verso il basso, un giorno dopo è connessa verso l'alto. Questo è un fenomeno, è qualcosa che ti dice: guarda, lì c'è stata la cascata di acqua densa, ed è qualcosa che poi è facilissimo verificare nel momento in cui noi andiamo a guardare le velocità nel piano della sezione, dove ci sono velocità chiaramente verso il basso e a largo. Chiara evidenza che c'è cascading, che c'è spilling di acqua densa dalla piattaforma alla scarpata. Ora, questo è un modo per lo spilling. Il secondo modo è chiaramente quando passa il ciclone. Cosa succede? Quando passa il ciclone, la cosa assurda è che questo spilling è ancora più rafforzato. Il lembo anteriore del ciclone, il ciclone gira in questa direzione, è proprio la causa diretta dell'acqua che viene portata verso l'alga, e quindi la causa diretta di questo cadere. Ed è evidentissimo per esempio ad agosto 8, dove vedete in questo caso l'acqua densa, qui non solo la 27.7 ma anche la 27.75 è connessa verso l'alto, e quindi acque dense caratterizzano tutta la zona tra la piattaforma continentale e la scarpata, ed è anche evidente poi successivamente in agosto 10. E vedete qui c'è l'immagine dell'acqua densa dovuta al blob, quindi il ciclone sopra che è qua e il blob sotto, il ciclone sopra e il blob sotto. Anche in questo caso, se guardiamo poi le velocità nel piano, stessa cosa, velocità che si muovono all'alto e verso il basso. Ora, quindi
quello che abbiamo fatto, abbiamo preso tutte le nostre immagini, abbiamo cercato di creare, no, due tipi di eventi che caratterizzano il cascading di acqua densa. Nel primo caso non c'è un ciclone in ballo, una perturbazione locale che può essere semplicemente, siamo alla 20, scusa, che può essere semplicemente del vento, variabilità interna sulla piattaforma continentale, spinge dell'acqua densa che già si trova sulla piattaforma continentale. Dallo shelter quest'acqua densa incomincia a scendere per la scarpata e a quel punto poi si mescola con delle strutture di acqua densa, magari anche l'overflow che viaggia più in profondità. In questo caso sulla superficie non c'è nessun ciclone, il fronte tra la East Greenland Current e la Inner Current non si muove. Questo è il primo tipo di evento. Questo può succedere dappertutto? Sì, sì. Non è solo quel punto magico. Sì, questo noi non lo sapevamo. Diciamo che il modello ci ha fatto vedere che, ti faccio vedere che succede dappertutto. Non proprio dappertutto, ma in alcune zone. Però questo tipo di spilling è molto diverso dal secondo tipo di spilling, in cui c'è un ciclone coinvolto, ed è il ciclone quello che causa lo spilling. È il ciclone che tira acqua, perché gira in questo senso, quindi nella parte anteriore tira acqua dallo shelf, visto che è barotropico, e lo fa cadere. E in questo caso cosa succede? Una volta che cade, il fronte chiaramente tiene conto della presenza del ciclone, una volta che cade, l'acqua densa si va a mescolare con l'acqua densa che viaggia con il ciclone, quindi è molto difficile poi andare a distinguere l'acqua che è caduta dallo shelf da quella che viaggia insieme al ciclone, che magari proviene dall'overflow. Per farvi vedere queste cose, quelle nel mondo ideale, per cercare di farle vedere nel mondo idealizzato, cioè nel mondo reale, nel modello, e in questo caso questa è l'animazione che avevo detto alle persone un pochettino a casa di scaricarsi, è l'unica, secondo me, importante, ho appunto fatto questa animazione tridimensionale in cui mi devo orientare. Quindi questa è la topografia in tre dimensioni, questo qui è lo stretto di Danimarca, questa è l'orecchietta dell'Islanda, non so se la riconoscete, questa è la Groenlandia. La sezione in cui hanno trovato lo spinge per la prima volta è questa qua in magenta, la prima. Da questo, complicando un pochettino questa struttura, quello che noi facciamo è mettere le superfici di densità una sopra l'altra, e quando lo facciamo con diversi livelli di trasparenza, in maniera tale che quelle più leggere sono le più trasparenti e uno può vedere attraverso di loro e vedere l'acqua più densa, no, in profondità. Quindi l'acqua ha una sigma T di 27.85, quella blu, che è questa qua. Facendo in questo modo rispondo un po' alla domanda di Annalisa, perché è chiaro da questa animazione che l'acqua continua a cadere dallo shelf in maniera costante e pare, cioè soprattutto prima, diciamo, la latitudine che ci siamo dati è più o meno 62 gradi nord, e pare che comunque la zona importante sia questa in cui c'è un canyon, che è appunto il Kangar Denusa Canyon, che è questa struttura qui, che sembra avere un'importanza fondamentale. Come vedete anche c'è una certa interdipendenza tra il cascading di acqua dalla piattaforma continentale alla scarpata e le dinamiche dell'overflow, perché questa è la dinamica dell'overflow, questa è l'acqua densa. E come vedi, cioè, vedi che comunque sono, quest'acqua densa è completamente schiacciata verso la destra, questo principalmente per Coriolì. Quindi è vero che è un flusso controllato, ma è un flusso controllato idraulicamente rotante, che è una cosa che non è molto studiata. E in questo caso si riconoscono lo spilling che avviene quando c'è il blob di acqua densa sotto, quindi il tipo 2, e in altri casi si vede il tipo 1, che invece non ha il blob sotto, che poiché è caratterizzato da acqua un pochettino più leggera, in questa animazione è un pochettino più evidente, ma semplicemente perché abbiamo plottato fino alla 27.70. Se mettevo altre superfici non si capiva già più niente. Già adesso. Ok, poi, al di là della parte... Scusami, con la slide non vedo bene quello spill specifico, non lo vedo nella simulazione per niente. Quello spill dell'acqua.
cioè dai, rivediamo lo spirito, lo spirito, sì, no, questa prima parte che avevamo trovato quelli, quella struttura nuova, come si chiamava? Lo spigget. Spigget. Ogni volta che quest'acqua cade dalla piattaforma continentale, no? Cade dappertutto. Esatto, cade dappertutto. Quindi quando attraversa questa zona qui, e poi ti dico adesso, tu lo vedi, ma chiaramente se avessi avuto una sezione qua l'avresti visto ugualmente. Sì. Certo, è dappertutto. Certo, è dappertutto. In realtà la maggioranza mi sembra più verso il lato. Esatto, è più a nord. Che vediamo sono quelli che vedono dall'overflow. Esatto. Sì, questi qua grossi, sì. Questo qui è il blob grosso. Esatto. Sì. E c'è lo spill, è quella roba che viene da sopra. Esatto. Che poi sono veramente due cose diverse? Non so. Quello che non si capisce è come mai nell'articolo originale fossero così separati, nel senso quello. Sono separati perché anche a livello di densità, questa è acqua che cadendo, quindi mescolandosi con strati più superficiali, è più leggera di quella che passa attraverso l'overflow. Cioè, se io devo fare una caratterizzazione dello spilljet, cosa che abbiamo fatto, l'overflow ha sempre una densità maggiore di 27.8. Lo vedevi, te lo faccio vedere subito dopo. Cioè, in quella figura lì non c'è, ma te lo faccio vedere adesso. Da più basso. Esatto. Ecco, per esempio, in questa figura qua, che è il... quindi siamo alla 25, noi abbiamo il valore medio della velocità superimposto alle linee di alle linee di densità. Cosa succede? Che c'è il nucleo di massimo di velocità che caratterizza quelle che sono densità più leggere della 27.8. Per definizione, che è una definizione di Dixon e Brown nel 94, l'overflow deve essere maggiore di 27.8. Quindi, se vogliamo, l'overflow secondo me è questo, mentre lo spigget è questo. Poi possiamo, è chiaramente una nostra definizione, possiamo parlare, però questo, quando tu vai a fare il paragone con le correnti, tu consideri acqua che è più pesante, più densa dei 27.8. Quindi quello che noi abbiamo fatto, e non vi sto a raccontare tutta la storia, se non finiamo più, è andare a guardare quant'è il trasporto dello spinget. Lo spinget è sempre lì, come avete capito non è qualcosa caratteristico soltanto di quella sezione. Abbiamo calcolato il trasporto e abbiamo visto che è qualcosa anche che interessa una zona più ampia di quella vista da Bob Picard e coautori nel 2001. Considerando una zona più ampia, mettendo un parametro che tenesse conto del Richardson number, quindi del mescolamento, abbiamo stimato lo spinget essere, il trasporto dello spinget essere 5 svelte, non più 2 svelte, ma di essere 5 svelte. Come viene reintegrato questo? Tutta la zona? No, allora l'abbiamo integrato su questa zona qui, verde. No, reintegrato nel senso 5 svelte, poi vanno via e da dove rientrano? Poi ce l'ho un'immagine. Sono tanti. Ma è tutto che... Però è tutto che va via. Super figo. Hai ragione. Questo non lo sa, però. Che cosa si pensa oggi? E questa è una delle domande clou dell'oceanografia. Cosa si pensa? Non lo so. Allora, il problema forte è che si vedono tutti questi overflow e quello che non si capisce bene è, una volta che viene giù questo overflow, dove c'è questa risalita del mare, no? Dove si ha questa forte risalita che permette di chiudere il sistema? È un grosso problema anche proprio di fisica teorica, perché c'erano teoremi, proprio il famoso teorema di Sandstrom, che diceva che non era possibile un moto convettivo nel mare. Quindi gli oceanografi adesso stanno guardando e stanno parlando anche di processi convettivi, cioè che semplicemente per continuità c'è il fenomeno di risalita. C'è la parte di upwelling nell'Antartide, è un casotto. Qui dove le misure di ISMA daranno una risposta. Ecco, ci sono tutte le superficie, dove si vede tutto questo. Quelle di Capri, di
meno andas, beh, sicuramente ci potranno indicare dei processi chiave in cui questa risalita. Ma mentre sia, loro, però, no, perché scusami, io non sono nulla. No. Qui stiamo parlando di punti abbastanza di un'area abbastanza limitata del sprofondamento, ma la rivedura di ali di destra è forte risalita, può venire alla superficie da tutto l'oceano. Sì, vedo quello che dice Sandra, lo smerch, se un flusso è riferito al tempo, ma anche alla superficie. Cioè, la superficie aumenta, la velocità diminuisce, ma è difficile anche se lo flusso. Ma infatti, comunque, l'upwelling si sa che è molto leggero e potrebbe interessare la superficie, io diciamo tutta la superficie. Io sto parlando di quello che richiamo richiamo una cosa, però in quel richiamo c'è anche la corrente ascendente che ti chiude. Ma sono magari in equatore la corrente ascendente. Esatto. Non si sa. Infatti, nessuno lo sa. Forse non è localizzata. Esatto, che non è localizzata. Ma neanche la velocità, una velocità fissa, diciamo costante, piccola di quanto sia, viene registrata. Però qual è l'altro problema? Questa è accortezza, quindi in qualche modo si deve scaldare. Esatto. Salire. Deve diventare più leggero. Si deve mescolare. Esatto. In qualche modo. Quindi c'è un sacco di domande. C'è un oceano vastissimo, mica vanno a fare modelli così su tutto l'oceano. Però non sappiamo ancora i processi per cui c'è questo mescolamento e quindi questa acqua densa incomincia a diventare più leggera e quindi risalire. Ma c'è gente che va anche sul Mediterraneo con le nostre correnti. Può darsi che va, io non lo so, io di Mediterraneo non me ne occuperò, però non lo so ancora, ma non ho più pallida idea. Però c'è gente che dice che c'è la topografia coinvolta, la topografia dell'oceano, che le dorsali oceaniche. Scusa, invece è interessante il discorso di Sid Teorico, che c'è un problema che dice che il... che la convenzione, c'è un teorema del 1892 di Sandstrom che dice che, che il moto convettivo nell'oceano non è possibile, cioè che semplicemente per continuità tu non puoi avere una cella convettiva. Questo teorema è stato distrutto. Ma l'acqua che bolle, ma non c'è, ma non bolle, perché che scalda da sopra. Cioè, mentre l'atmosfera è... Se non è non è possibile, non nel liquido, ma nell'oceano particolarmente. No, perché l'oceano c'è di strano, che mentre c'è l'atmosfera, è come l'acqua che bolle, scaldata di sotto, sale, si raffredda e scende. Invece l'oceano è freddo, scende giù. Quindi guardando la pressione in superficie, Sandstrom nel 1892, facendo degli esperimenti di laboratorio, quindi la verità, perché le osservazioni sono sempre la verità, ha stabilito che appunto non era possibile avere convenzione. È stato distrutto e una parte è legato al fatto che appunto è stato distrutto ultimamente. No, ultimamente lo si sta rivalutando. E il parte dovuta all'aspect ratio, quindi al rapporto tra la grandezza verticale e orizzontale del laboratorio, che il laboratorio è sempre molto alto e nel nostro oceano è sempre molto molto basso. Quindi ci sono studi su questo, si sta lavorando su questo. Comunque il grosso problema è che appunto si sa dove l'acqua scende e non si sa seriamente come e perché l'acqua, dove l'acqua risale. Finita questa cosa, quello qui volevo parlare oggi. Non si sa dove risale, ma si ha idea di quali tecniche di indagine si possono utilizzare per andare a scoprire? Beh, ci possono essere tante cose. C'è gente che ha iniziato, c'è gente che ha visto che ha messo dei traccianti, che ha calcolato le diffusività vicino alla topografia, che è andata a vedere. C'è gente che ha calcolato quello che vuole fare Katrin nel Mediterraneo. Spero di non dire castronerie, però lei vuole calcolare, no? Avere una misura che misura direttamente la turbolenza, quindi il grado di dissipazione, il microprofilatore. Per esempio, in Atlantico è stato fatto da alcune persone che sono andate a guardare, Andrea Stanner è uno, che è andato a guardare nei canyon delle dorsali oceaniche, quindi è anche molto complicato perché sono canyon grandi di 3 km e li devi beccare da 5.000 metri. E ha visto dei flussi che nessuno pensava che ci fossero, per esempio. Quindi questi flussi, perché l'acqua è molto poco stratificata, possono spiegare in parte questa cosa. Veramente è una cosa molto molto bella. Ora, ritornando a Bobba, perché il punto di cui volevo convincervi è:
che appunto si sono 5 Sverdrup, e dopo questo paper, quando è stato pubblicato, Bob Picard è andato a guardare le altre misure sperimentali negli altri anni, ed è appena uscito, è stato accettato ieri, un paper di Brearley et al. Nel 2011, che guardando 4 misure ha una nuova stima di 4.8 Sverdrup. È la prima volta che un osservatore ha dovuto guardare i modelli e cercare di matchare i modelli per andare a vedere una cosa del genere. Quindi comunque sembra essere consistente anche con le osservazioni. La cosa importante è che il overflow a quella latitudine in quella sezione è pari a 6 Sverdrup. Quindi se l'overflow è importante, quello che noi diciamo, anche lo speedjet è almeno importante tanto quanto, ok? Poi le altre cose probabilmente lo stesso, perché però bisogna non è così denso, però è una parte importante nel Nord Atlantico, nella formazione del Nord Atlantico, perché comunque non è così denso, ma quest'acqua che cade qui è densa quanto quella, incontra acqua un pochettino meno superficiale, però quest'acqua qui entra nel Nord Atlantic Deep Water. Sì, queste acque qui entrano nel Nord Atlantic Deep Water, tieni conto che vengono anche poi trasformate nel Labrador, quindi queste acque qui sono importanti. Ok, quindi tutto quello che vi ho fatto vedere finora è pubblicato in un articolo in JPO di questo mese, di dicembre, Journal of Physical Oceanography. Quindi quello che abbiamo detto è che c'è variabilità, che ci sono i due tipi di eventi, che ci sono 5 Sverdrup, quindi è importante, e che c'è appunto un tipo di spilling è dovuto al passaggio di cicloni attraverso il mare di Irving. Allora, la cosa che volevamo fare, non ho tempo, però diciamo, quello su cui sto lavorando, quindi qui venite voi. Il discorso è, io sono interessato a capire se la risoluzione e il fatto di avere dinamiche non idrostatiche e idrostatiche influenzi, no, alla fine l'acqua risultante, l'output finale del mio modello. Queste sono due simulazioni idealizzate di acqua densa che scende giù, siamo sulla 28, ma c'è un'animazione che voi non potete vedere, però alla fine l'acqua densa viene giù e la simulazione è esattamente la stessa. Questa è non idrostatica, quindi non trascura le accelerazioni verticali, come vedete ci vengono a formare dei blob che vanno verso l'alto. Questa qui è l'idrostatica, che vedete crea queste onde qua completamente numeriche e prosegue dritta. E guardate l'acqua, questa è molto più verde rispetto a quest'acqua qui. Io sono interessato a capire qual è la differenza. Per fare questo ho fatto simulazioni ancora più ad alta risoluzione innestate dentro la mia simulazione a 2 km a 500 metri e le ho fatte girare in maniera idrostatica e in maniera non idrostatica. L'idea è appunto che quella idrostatica a 2 km gira a 4 giorni in 64 processori, quella idrostatica a 500 metri gira in 20 giorni su 145 processori, quella non idrostatica ha bisogno di 5, più o meno 5 volte tanto. Quindi vale la pena andare a questa risoluzione? Questa è l'idea che noi abbiamo. Vale la pena? Beh, queste sono cose che ho messo per analisa, non le farò vedere. Me lo occupo mai, scusami. Per tagliare corto, in questo caso, visto che noi siamo interessati al trasporto di acqua densa, dello spilljet e dell'overflow, pare che non ne valga la pena, cioè che la simulazione a 2 km già un buon risultato. Come vedete, la 2 km e la 5 km sono veramente poco diversi. Il trasporto dello spilljet sembra non variare assolutamente. Quello che varia è quello un pochettino del Dharma Strait Overflow, perché aumentando la risoluzione soprattutto e la parte non idrostatica si vengono a creare comunque un pochettino meno di detreme, cioè l'overflow mischia un pochettino di meno. Quindi va bene, questa è l'altra cosa. L'altra cosa su cui voglio lavorare io, e questa secondo me è la parte molto più importante per gli oceanografi. Gli oceanografi pensano ora che lo stretto di Danimarca, l'acqua passi solo e soltanto nello stretto di Danimarca, cioè l'acqua densa passi soltanto in questa zona dello stretto di Danimarca.
quello che noi stiamo proponendo è che c'è una grossa parte di acqua densa che in realtà è sulla piattaforma continentale e che viene giù dalla piattaforma continentale e influenza, no? Allo stesso modo il processo di lo spill. Quindi quest'acqua è quella che spilla giù. Quindi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo semplicemente colorato nel modello l'acqua. Abbiamo preso acqua che viene considerata da mass rate overflow, quindi acqua più densa di 27.8. Abbiamo messo una soglia, quindi che se non mi sbaglio è 1400 metri di batimetria. Quella che è dentro lo stretto è in blu, quella che è sopra lo stretto, quindi nella piattaforma continentale, è verde. È quello che noi pensavamo di fare, adesso vediamo. C'è una luna, tutti e due maggiori di 27? Uno può essere minore? Sì, no, tutti e due maggiori di 27. La differenza è che uno è sopra la piattaforma continentale e l'altra è dentro lo stretto, ok? Una, quindi una è sopra i 400 metri di batimetria, l'altra è dentro i 400 metri di batimetria, ok? Quindi è più, si trova più in profondità. Quello, 400 metri proprio. Quindi quello che abbiamo fatto vedere è che le dinamiche in questa zona sono incredibili, perché, come vi faccio vedere in questa animazione, quello che succede è che molta acqua che era nello stretto incomincia ad andare sopra. Quindi c'è una connessa, e poi dopo un po' è tutta acqua blu, perché l'acqua blu si ritrova anche sullo chef. Quindi c'è acqua, vedete, non so se avete visto questa spilla, no? Quindi questa è come fluorescina, si l'altro deve diventare verde. Questo è uno spilling 2, perché c'è. Però quello che succede è che attraverso queste dinamiche particolari, e c'è veramente tanta, cioè vorticità qui, vorticità potenziale, acque che passano da 2000 metri si ritrovano a 500 metri, è veramente pazzesco secondo me, e quindi stiamo veramente guardando queste cose qua. L'altra cosa, che questo può interessare un pochettino più Marco, era quello che dicevo, noi siamo interessati a capire i meccanismi dello spilling, e quindi quello che ho fatto è portare avanti una simulazione su una batimetria idealizzata. Il mio mare di Irminger è questo bacino a metà imbuto, c'ho una zona, una riserva in cui metto un overflow, l'acqua sale e comincia a tracimare giù, e c'ho la zona di shelf cascading con delle onde di Kelvin, la variabilità interna. Quindi quello a cui sono interessato è poi vedere, no, come si mischia quest'acqua blu e come diventa acqua gialla, e posso fermare il vento, posso aggiungere il vento, posso fermare l'overflow, capire quali sono i meccanismi che portano allo spilling. E penso di aver detto tutto, e sono all'ultima slide che vi lascia con le simulazioni in superficie di 500 metri idrostatiche e non idrostatiche, per far vedere anche che non sono poi così tanto diverse. Quindi te con le ultime due, prima di queste, praticamente quello che vuol dire è che è importantissima la topografia anche rispetto a guardare solo le densità. Guarda, io tutte le volte nella mia brevissima carriera proprio, tutte le volte io ho studiato i promontori, la topografia è la cosa più importante, cioè non si scampa, sì, e non solo, c'è quel canyon lì, secondo me è molto importante, e ci stanno lavorando già su, nel senso che su quel canyon lì l'idea è che questo canyon porti acqua atlantica, quindi se torniamo indietro a questo cubo che è quel canyon lì che si vede nell'immagine. Questo è il canyon, no? Che poi non è altro che il ghiacciaio che, no, che si è ritirato, quindi ha scavato questo canyon. Qui c'è un ghiacciaio, che è il ghiacciaio del Candia de Lussa, e KG. E quello che succede è che loro non si spiegano, Fiamma Strano, Awoodsall ha fatto delle nuove misure in questa zona qui, e non si spiega, non si riescono a spiegare perché ci sia acqua atlantica in quella zona. Cioè loro si aspettano acqua completamente blu. Un'ipotesi? No, questo, voglio dire, con tutto quel cascading, cioè tutta quell'acqua, quel globo che vengono giù nella parte dello shelf, di sverso, 3, 4, quelle
lì ci deve essere un punto in cui l'acqua viene compensata, cioè si deve riempire, cioè, cascano 5 Sverdrup, ma potrebbe venire da qua, no? Infatti, però venendo da lì poi diventa indistinguibile sostanzialmente dall'acqua di cascata. Eh no, ma questa invece è acqua molto leggera, perché è acqua atlantica. Quello che loro non si spiegano è perché ci sia acqua molto calda a contatto con il ghiacciaio, che quindi tende a erodere. E quello che noi, secondo noi, succede è che c'è questo topographic steering, cioè questo canyon che succhia acqua atlantica e la porta in contatto con il ghiacciaio. E c'è soltanto perché c'è questo canyon. Ma sotto non ci potrebbe essere un hotspot, c'è un punto caldo. Sì, il problema è che noi l'anno scorso siamo riusciti a piazzare un CTD qua, figuriamoci quando riusciremo a fare un hotspot. Però sì, potrebbe. Una roba così, un hotspot, non ce la fa. Però sì, insomma, è la topografia. E secondo me la topografia gioca anche un ruolo determinante nel distacco di questo ciclo C. Quindi l'instabilità barocline contano poco. In realtà io posso anche farvi vedere che proprio contano poco. Questo è un pochettino più per oceanografi fisici. Ma quello che abbiamo fatto per il paper, questa è la parentesi, le instabilità vengono viste anche da satellite, quelli che sono fitoplancton, blue fitoplanctonici, quindi anche queste cose. Però no, quello che abbiamo fatto per dimostrare che le instabilità barocline sono poco importanti, abbiamo diviso quello che noi chiamiamo la vorticità potenziale di Hertel nelle varie componenti. Abbiamo fatto vedere che ci sono delle zone in cui la vorticità di Hertel diventa negativa, questo significa che lo fluido è instabile a quelle che sono delle instabilità che vengono dette simmetriche, dove il rapporto tra la vorticità relativa e quella planetaria è maggiore e negativo, in questo caso il fluido è instabili a quelle che sono delle stabilità, si chiamano inerziali, e poi ci sono le stabilità tipiche del Richardson number, che sono un po' le cose che gli oceanografi stanno un pochettino studiando ultimamente, perché le stabilità barocliniche sono tipiche di flussi geostrofici. Invece qui è chiaro che questo, per esempio, è il numero di Rossby, semplicemente è chiaro che siamo di fronte a quello che è una dinamica completamente geostrofica. Le maree quanto sono? Le maree sono piccole qua, sono veramente molto piccole, tra parentesi sono filtrate, sì. Sono trascurabili, siamo forse al massimo 10 cm al secondo, quindi rispetto ai 65. Quello che non vi ho detto è che le osservazioni hanno visto lo spilljet in quel paper lì che è stato accettato ieri, che è Deep Sea Research, mi ha scritto il ragazzo da Southampton. In quel paper lì nel 2004 lo spilljet arrivava a un massimo di 140 cm al secondo, e infatti loro hanno grossi problemi a mettere la DCP lì, perché ogni volta che mettono la DCP lì cioè è un continuo, proprio se lo ritrovano spostato di centinaia di metri, proprio tanti. Quindi è una corrente estremamente energetica. Tra parentesi, non l'ho detto, ma tutte le mie simulazioni sono nel 2003 e comparate anche con le osservazioni, quindi c'è un match. Io avrei una domanda che non riguarda esattamente questo, okay, ma per una mia curiosità, che riguarda anche il contributo del Mediterraneo flow sulla se tu vai alla terza slide, sì. Questo è il contributo del Mediterraneo flow alla North Atlantic Water. Questo è molto dibattuto, devo dire. Se tu parli con i miei professori a Miami, detto in maniera un pochettino... Ecco, se vuoi è quella. Questa. No, quella dopo, un attimino. Questa. Sì, perché torna a quella. Quale? Quella che avevi prima. La 3? Sì, la 3. La 3. Se dove c'è quel punto 3, no? Il Mediterraneo sta facendo una specie di... un bacino di... una specie di bacino di accumulazione, quello che è acqua salina e non è fredda, sì. C'è un overflow, certo, che
che è molto virulento, non so quanti Sverdrup, va giù a molta gran velocità, giù di 1000 metri, e si unisce con l'Arctic Atlantic Water. Sì. E contribuisce a renderla pesante. Allora, sì. Questa è la parte su cui io ho dei dubbi. Poi la seconda parte che ho dei dubbi, no, è dove la trovi là, perché io la vedo nell'est, nell'ovest dell'Atlantico, se vai su di una. Guarda che, allora, non so. E quindi volevo un chiarimento, perché sbagliato così. Allora, qui, questo innanzitutto passa a dire la questo qua, quindi pure va a contribuire all'altra cosa, se l'altra cosa dall'altra parte, all'altra parte. Ah, ti dico sensazioni, perché non penso che nessuno lo sa. L'idea è che tu abbia acqua molto salina proveniente dal Mediterraneo, attraverso il Mediterraneo Overflow, che una volta che passa da Gibilterra, gira, già fa una cascata e incomincia a produrre quelli che vengono detti meddis, no? Che sono ad acqua intermedia, e girano anche un pochettino verso la destra. C'è un'immagine da qualche parte della nostra sala riunione dove c'è proprio la lingua salina di quanto si importa. Ora, i miei professori a Miami sostengono che quell'acqua lì non gliene freghi niente a nessuno. Chiaramente, se parliamo tra di noi, è molto importante, no? Perché se no i finanziamenti. Quindi l'idea che non lo so neanche. Comunque, quello che potrebbe avere importanza è che quest'acqua qui salina, più salina, vada poi a confluire in quella che è la parte, no, più superficiale, quindi la maggiore salinità è quello che dà a quest'acqua una maggiore pesantezza, quindi densità, e potrebbe giustificare perché venga, no, che siano in queste due zone che c'è lo sprofondamento. Però ti ripeto, veramente. Quindi passando per il nord. Passando per il nord, perché acqua un pochettino più salina, che poi si raffredda ancora di più e quindi sprofonda perché è densa. Quindi è salina, un pochettino più salina e soprattutto fredda. Quella maggiore salinità mi permette di fare. Però ti ripeto, se tu vai a parlare con persone a larga scala, non gliene importa niente neanche del Mediterraneo. Se sono interessati, semplicemente in quelle che sono le dinamiche che influenzano. Ma non gli importa niente perché non sanno perché secondo me come tutti gli americani, o perché veramente non conta? Beh, non sanno dove è il Mediterraneo come tutti gli americani, però voglio dire, loro tendono a trascurare il problema, quindi io non lo so veramente. Ti do tutte le due versioni. Potrebbe essere come potrebbe non essere. È quasi una questione di condizione a larga scala, il Mediterraneo. Però per esempio nei modelli oceanici che per esempio non riescono a risolvere Gibilterra perché è piccolina, loro devono parametrizzare il Mediterraneo overflow, quindi ce lo devono un po' mettere, poi che sia importante dinamicamente, diciamo, cioè, come tracciante, sì. Senz'altro, cioè, il processo c'è, lascia un contributo, ma che questo abbia importanza come motore, diciamo, e le sue fluttuazioni siano rilevanti. Io su qualche articolo ho letto uno che contribuisce e l'altro che può avere importanza per se su tutta la circolazione termodinamica, se per caso si finisse per un motivo o per un altro, e non so appunto se sono cose. Io ti ispiro, sono sicuro che quelli che dicono che è importante sono mediterranei o europei, e sicuramente invece il contrario, che è un po' triste. Però se guardi questa figura, sembrerebbe, no? Questa è la salinità maggiore di 36 nell'area verde, che queste zone, che è uno schema, queste zone qua, se guardi invece la lingua salata che abbiamo su nella sala riunione, invece questa zona qui è. E mi ricordo di aver avuto una discussione con la commissione. Se andiamo a parlare di cifre, adesso abbiamo chiarito, abbiamo svelato come vedremo, stiamo parlando di 6 overflow. No, ma infatti sicuramente a questione di volume, sì, ma a questione di volume comunque, secondo me non è rilevante, ma non è così importante. Cioè l'idea è quanto la salinità maggiore, il picco di salinità in questa zona vada poi a influenzare queste zone qua. Questo, io penso che su questo non si scappi.
Cioè, e se il Mediterraneo non fosse salino e fosse anche tre Sverdrup, non gliene fregherebbe niente. No, noi stiamo parlando di un overflow di uno Sverdrup che va in profondità per la sua salinità. Certo, certo. Che se non era salino... Non certo, però se la salinità rimane nella zona equatoriale, non è interessante, secondo me. La cosa che potrebbe succedere è che questa salinità maggiore vada su e influenzi queste zone qua. Tieni conto che, per esempio, anche l'overflow nel Red Sea, di cui so qualcosina, perché appunto Emmet, il mio compagno di sventura, ma ieri lavorava su questa cosa qui, sembra essere importante perché appunto la sua, tracciabilità, la sua tracciabilità si vede in quella che è la Gulyash Current, e la corrente della Gulyash, che è questa zona qui, quella che porta su, quindi... alla fine, no? Non lo so, ognuno penso che tiri acqua al suo mulino, quindi per noi è fondamentale. Assolutamente. Ok? Va bene? Marcello? Lei è una piccola verificata, dove la salinità del mercurio deve essere superiore al 36.